bel pasticcino, fanno anche restauro, belle case acustiche, anche lì. E andiamo all'urbezzo che ci attende, a Galleria Vecchia. C'è l'indicatore qui, mi dice 450 metri, svolta a destra, e ho acceso il navigatore giusto perché qui ci si può anche sbagliare, devo dire. Però vedendo dei video venivano proprio in questa, che è proprietà privata con diritto d'accesso, diritto di passaggio. Quindi abbiamo il diritto di passaggio, noi non passiamo con l'auto sicuramente, ma a piedi si può passare. Sì. E continuiamo a questo posto così incredibile. E lì è Galleria Nuova. Galleria Nuova con tutto il centro abitato e c'è un sentierino sperduto, però abbiamo trovato il posto. Da questo bellissimo panorama incrociamo la strada di Sassi e poi abbiamo la porta della città di Galleria Vecchia con l'arco, che una volta c'era la porta, e si continua. Bene, beviamo un po' d'acqua. Sì, infatti, mamma mia ragazzi, siamo al limite. E qui alla porta della città abbiamo anche questo scritto che ricorda un po' le vicende storiche di Galleria. Col castello, anche la vita che si svolgeva in questo posto. La chiamavano addirittura la piccola Pompei. Beh, un po' ci somiglia. Insomma, dai, meglio così, no? Sì. Cari amici, siamo arrivati, Siamo arrivati, ma è bellissimo. Addirittura qua abbiamo delle costruzioni ancora in piedi, sì, una faticata qua, sì, beh, che bisogna stare attenti, naturalmente. Ma tanto il cappello, Mauri, sì, con questo, con questo cappello di carta si crolla qualcosa. Comunque è stato però ce l'ha passata, anche perché sinceramente non è una zona molto indicata quei cartelli. Però viene a venire col satellitare. Da cosa si capisce che questo era il sentiero giusto? Da quei pali. Sì, sì, ma potevo. Perché si passa da delle proprietà agricole private, che però c'è il diritto di passaggio, sì, per venire qua, e quindi trovate dei pali. Dove trovate dei pali conficcati nel terreno e il passaggio di una persona, un gatto, lì è la strada giusta, cari amici. Chiudo la borsa, metto la borsa e continuiamo col gattino che ci accoglie a Galleria Antica. Oh, ma è incredibile, con che cosa vive? Di topi? No. Vengono qua a dar da mangiare, c'è un... praticamente una colonia felina, ecco. Cari amici, nell'Urbes abbiamo praticamente trovato un gatto. Guarda, adesso vi faccio vedere qui. Qui bellissimo. E questa è la prima costruzione. Sentivo miagolare dietro le spalle, ho detto, oh Cristo. Bel gattino, cicciolino. Ciao, come ti chiami? Dai, come ti chiami? Sì, sembra Felix, sembra il gatto Felix. No, è molto socievole, ma io mi domando, qui chi è che può dare da mangiare i gatti? Anche sì, un... vengono i volontari, Mauri, non ho sentito parlare. Ma il gatto è bello lungo. Ma vengono i volontari a dar da mangiare i gattini. Ciao! E poi sono pure fotogenici questi gattini. No, non sono gatti selvatici, questi li danno da mangiare. Cicciolo, sei fotogenico. Ti piace YouTube, è vero? Micciolino, micciolotto, ti piace YouTube, eh? Vedi YouTube con la zampina, schiacci per vedere i video preferiti, è vero? Da un video schiacci e vai all'altro. Cos'è che guardi da chi è che c'è di là? C'è il tuo padrone. Ci sono gli altri gattini. Adesso noi andremo e visiteremo tutta la zona. Comunque Mauri, dai, inquadrami col gattino che va. Ok, anche io ho acceso perché, ecco, sì. Guardate qua, ci sta facendo strada.
Cari amici, il gatto ci sta facendo strada e adesso siamo in giro per galleria antica, galleria vecchia. Guardate, cari amici, guardate, guardate che costruzioni qui a galleria antica. Ci siamo arrivati, siamo riusciti, c'è ancora la città, anche se è un cumulo di macerie, ma è bellissima, con un gattino che ci sta accompagnando. Ed è incredibile, Mauri, vieni a vedere, ci sono tutte le parti proprio della cittadina. Sì, sì, guarda qui, va. Ma è incredibile questo posto. Si continua. Allora, praticamente, qui Mauri, di là c'è il panorama, è incredibile, un gattino di là. Qua c'è la parte che siamo venuti su e attenzione che qua è un vero buco, attenzione ai buchi. Qui hanno fatto un falò. E qui c'è la visuale. Il panorama che si gode da galleria. E la città vecchia. E anche di qua abbiamo varie costruzioni, la chiesa! La chiesa, Mauri! Ah, ma col gatto, guarda come stava bene col gatto qua. Ecco. Cari amici, siamo qui nella chiesa di Galleria Vecchia. Gemmini e Micio, abbiamo un nuovo compagno di... Sì, vi ricordate quando... Ti ricordi, Mauri, quando ci ha accompagnato col cane a quell'urbe? Cioè, adesso ci ha accompagnato il gatto. È vero, è incredibile. È bellissimo. L'altra volta ci aveva accompagnato, dov'era cani, Mauri? Provincia di Lecco. Su dalle parti di... Consonno. A Consonno. Un cane ci accompagnò. Ecco amici, ecco amici e amici, Mauro. Amici e amici. Amici e amici. Allora, in pratica, questo paese fu abbandonato per abitare nel paese nuovo a 600 metri di distanza. Sì, che è qua vicino. E questa praticamente galleria vecchia, sono andate galleria nuova. Qua era il Medioevo e si racconta una storia di fantasmi, perché praticamente qua vedremo la chiesa, la cappella, la torre campanaria di quello che è rimasto della chiesa. Bisognerebbe ristrutturarlo, Mauri. Noi veniamo apposta negli Urbex per tentare proprio queste ristrutture, di far dare l'idea, il buon esempio, ristrutturate queste cose. Perché la gente andò a 600 metri di distanza? Si racconta di una storia dell'ossario dei morti qua alla chiesa e dei fantasmi dell'ossario dei morti. Esatto. Mauri, è così. Quindi c'è anche una storia, com'è possibile che andarono a vivere a 600 metri di distanza lasciando tutto così?
chi ha scritto una piccola Pompei, qualcuno ha scritto, una piccola Pompei, perché lasciarono all'improvviso tutto così? C'è una storia di fanciante. E il Mauri ha visto un po' col K2 per vedere le presenze, non ha trovato, perché d'altronde sono storie molto antiche e fantasmi, e Mauri trovano, diciamo, un loro... dopo trovano la loro via, la loro, certo, strada. La loro strada, quindi le presenze mano a mano che passano gli anni, i secoli, vengono a diminuire. E niente, qui è un bel posto, tranquillo, abbiamo anche il gatto qui che ci segue. Sì, il gatto qua, gattino, bello, eh? Un gatto favoloso, che è fotogenico pure. Bello gattino. Fotogenico. Sì, sì. Io faccio un altro gatto ancora. Da questo bellissimo posto siamo felici. Il buon Mauri mi ha dato adesso la sua videocamera che no, la sto utilizzando. Purtroppo il tempo è stato poco. Noi ci abbiamo consumato tutte le batterie, avevamo pure le batterie a terra. Pensavo che il posto era buio, ci sono angoli bui, in realtà è tutto aperto e allora non mi serve la macchina fotografica. Meno male, così io almeno la uso un po'. E Mauri, allora faccio vedere, per far vedere bene la torre, magari davanti agli alberi. Che bello. Allora, sì, magari la faccio vedere. Cari amici, questa è la torre campanaria, ancora in piedi. Assolutamente urge un restauro, perché poi vedete di sotto non si sa quanto tiene. Perché questa è storia ed è un paese fantastico che andrebbe riaperto, riattivato, riqualificato. Secondo me arrivava fino a lì dove non c'erano questi alberi. Sì, la chiesa praticamente occupava questa parte e sotto c'era l'ossario dei morti. Ecco, forse è tutta questa zona. È a trovarlo, però comunque niente, era grande, poi dopo è crollata e di tenere rimasto sul campanile. Incredibile, qua da galleria vecchia, non ci avremmo mai pensato di riuscire a farla così in fretta. Qui, stando attenti al vento, una visione del campanile qui e poi anche dopo l'arco, qua c'è un arco, anche la visione del campanile di qua, guardate. Mauri, è stata difficile, ma sì, dai. Ne è valsa la pena, se no. Ne è valsa la pena. Stavamo per mollare perché c'erano i cani intorno. C'erano anche. Sì, c'è da sfassare un pezzo di proprietà privata dove ci è abitata, sì. Giustamente. E però c'è il diritto di passaggio. C'è il diritto di passaggio. E non è facile trovarla se non è un po' sgamato. Ma dopo faremo vedere nel video. E poi sì. Dovremmo solo stare attenti alle borse qui. C'è anche, ecco, dove avevo fatto una certa ripresa che si vede la centrale elettrica. Qui da questa parte, qua appunto è galleria, e da questa parte abbiamo la centrale elettrica. State attenti a tutti i buchi quando venite qua, mi raccomando, cari amici, state attenti, guardate dove mettete i piedi. E quella è la centrale elettrica che abbiamo passato prima con l'autobus 030 che dalla storta porta fino all'incrocio, poi ve l'ha fatta a piedi. Ebbene, fantastico. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Cari amici. Siamo arrivati qui con fatica, ma dovevamo venire perché sennò è inutile che prendevamo per la strada. Bene, missione compiuta e torniamo giù in paese. Incredibile posto. Sì, è veramente. Ci sono un po' di pietre, ma qui siamo in discesa. E cari amici, questo è il primo varco, proprietà privata ma con diritto di passaggio, e si passa qua dentro. Così. Per questo non hanno potuto completare il cancello, devono lasciare libero. E qua c'è il secondo.
secondo diritto di passaggio, quando vedete questi pali potete passare di qua, perché c'è il diritto di passaggio e questa risulta una proprietà privata, una via, però col diritto di passaggio per andare alla galleria antica, galleria vecchia. Cari amici, siamo di nuovo a Marino, in queste scale che ci portano su un paese, tanto sole, tanto caldo. Stavolta sono venuto la faticata, giusto, pratico. La faticata di salire le scale, però va benone, Gennaro Gelmini, Mauri e Fabrizio Sanfricò. Una bellissima giornata, però direi facciamoci una mangiata. Una mangiata come si viene? E poi continueremo. Sì, l'importante è che tutto vada bene. Mauri, com'è andata a Roma? Sì, basta, questa volta bene. Siamo venuti ed è stato più bella. Sì, l'importante è la tranquillità, le cose. E l'attesa, insomma, di uscire come meglio si può. Va bene, bene, continuiamo la scalinata. Io spero. Sì, è venuto un bel video. Bene, continuiamo questa scalinata, speriamo. Quanti gradini sono questa scalinata? Siamo sopra. 100 gradini, 200. Andiamo su. E praticamente abbiamo calcolato fino a qua 50 gradini. E poi la parte di sopra, quindi continuiamo benissimo con Fabrizio e Mauri. Ciao amici. In tutto, cari amici, 189 gradini alla scalinata alla stazione. Oh, mamma mia, prima. 189 gradini, hai voglia la faticata. Poi il Fabrizio ha detto, sono sopra la scalinata, vengo a prendervi giù, e quindi se ne è fatti 189 per due volte. Sto lacero, contuso, come ti dice. Una faticata. E qua faccio vedere, volevo far vedere proprio la via scalinata stazione. E qua cominciano le scale, 189 gradini da questa parte più, con meno gradini. Poi c'è una parte laterale di là, se volete fare più gradini ancora. Questo è il panorama. Allora, eccoci qua. Naturalmente dimagriamo, l'ultima volta ero 108 kg, però poi le pizze che ci siamo fatti. Allora, siamo di nuovo a Marina Laziale per questo incontro tra amici, per fare una bella giornata, felici. E che dire, Mauri? No, sappiamo, anche tutte le volte che veniamo qui è sempre piacevole, perché è comunque un paesino tranquillo. E anche caratteristico sui colli albani, sì. colli albani sono questi, no? Sì, ecco. E certo, insomma, magari è un pelino più caldo rispetto a quando si è andati a Rocca di Papa, però c'è tante cose anche qui da vedere, scoprire se uno vuole. Ma poi le cose belle anche di godersi con il piacere della vita, nel senso una bella pizza anche così, vedersi un po' le cose più sì, no, non è mai movimentato come paese, abbastanza bello, insomma. Devo dire che non è un posto proprio sperduto, anche fa piacere venire qui perché trovi, c'è vita, si vede, no? Quindi, come se fosse un posto turistico, ma lo è turistico. Sì, assolutamente. Quindi niente, devo dire che assolutamente si trova bene, siamo venuti ad aprile di quest'anno, sì, poi comunque faceva un pochino più freddo lì.
Adesso siamo venuti a agosto che fa più caldo, però comunque adesso per esempio è sera e si sta bene, no? Sì. E poi comunque noi parliamo sempre di felicità della vita, così. La felicità è anche questo, godere delle cose che la vita riesce a dare. Bellissimo, piacere così. Eccoci amici. Quando anche tu come non ho capito? Ecco, sì, ecco amici. Con gli amici, sì. Sì, stare con la compagnia giusta, stare con le persone che ci tengono a noi. Esatto. Tu, Fabrizio, come la vorresti la tua moglie? Ecco. Non mancano. La vorrei che mi vuole bene, ma accettami va... come sono. Sì, ma dovrò tagliare così. Vorrei... Sì, tu come la vorresti, Fabrizio, la tua donna ideale? Che mi vuole bene, che mi accettami come sono. Cioè, se ti vuole bene, ti accetta come sei, questa è la realtà. Tu la tua donna ideale? Ma la mia donna ideale è una persona innanzitutto che mi accetta, non si schifa di me perché magari ho la ciccia, perché magari... diciamo così, ho varie diverse. E poi soprattutto che si riesce insieme a tirare la vecchiaia, visto che la mia età non è un'età certo più giovanile, nel senso uno potrebbe... Vabbè, però... Cioè, diciamo che uno dice 56 anni, vabbè, uno non è giovane, ma 56 anni è un'età in cui uno ovviamente comincia a guardare un po' più verso un'età tipo terza età, 65, 70. Sì, però non è uno giovane che quando si sposa, magari come sono stato io, che ovviamente dice vabbè è un po' me ne freghista perché prende la vita, perché ha tanta vita davanti. Adesso ovviamente a 56 anni uno è più tranquillo, più riflessivo, più maturo, e più delle esperienze che io ho avuto passate negative non me le vorrei lasciare alle spalle per ricominciare veramente da capo, però con una persona che sia un po' intelligente. Lo so che uno dice l'ottimismo, poi viene chiuso nella bara, sono ottimista. Però il problema è questo, il problema bisogna di essere sincero, di trovare una persona che non sia opportunista, guardi soltanto il denaro, ma soprattutto i valori materiali, che non esistono sicuramente. Però Mauri, dove trovi la tua età? Sulla carta d'identità? Sì, ma io posso. Quindi la anche, donna che ti ama. Spiritualmente posso averne anche meno di 50. Esatto, non ha bisogno di guardare la persona. Però certamente uno dice, io non è che guardo la persona, l'età che ha, o che certo non deve avere 20 anni, perché se no a questo punto che differenza è? Uno che ha una certa, cioè troppi anni di differenza non va bene. Ma anche se avesse 37, 40, 45 anni andrebbe bene per te, non che deve avere per forza la mia età. Però sicuramente. Deve essere una persona che ovviamente mi accetta per come sono, si tira avanti assieme giustamente nell'avversità della vita, che comunque ci sono. Certo, a questa età qui ce ne sono meno, perché chiaramente non ci sono, i figli ormai sono grandi, cioè non c'è più il discorso i figli, la scuola, perché bisogna seguire i vari stadi della vita. Cioè, quando uno ha 30 anni mette al mondo dei figli, c'è i figli piccoli, quindi la vita di matrimonio è più pesante, cioè più impegnativa. Quando si arriva a 56 anni uno al massimo può fare il nonno, cioè non è che, perché magari i figli sono grandi, a loro volta si creano una famiglia, quindi è una stagione della vita diversa da quella, e quindi chiaramente tenendo presente questo anche, che comunque uno può svagarsi, può, cioè diciamo che l'età mia è un'età in cui ormai ci si guarda indietro, si guarda quello che si è fatto, quello che non si è fatto. E perché io parlo con l'esperienza che ho, attenzione, non parlo da adolescente che ovviamente dice io voglio, cioè che avevo 20 anni ci voglio una famiglia, no, io parlo da già una persona che ha avuto famiglia, diciamo, e quindi di conseguenza io per la mia età mi aspetto qualcuna che mi sta accanto, sia nei valori, nelle cose positive che negative. Che comunque logicamente ci sono sempre, ma non sono mai come quando si è più giovani, che si ripianta. Però io penso che a volte sei un pochino
lavoriamo di fantasia, forse potremmo uscire da questo sistema. Guarda, il lavorare di fantasia, di poter uscire dagli schemi. Dobbiamo avere per forza degli schemi. Sì, no, uno non deve avere degli schemi, però deve avere, cioè in un certo senso deve riuscire a trovare, perché io posso, vivo di fantasia, mi portano all'ospedale, mi fanno un'iniezione e fantasticamente vado dall'altra parte. Però quello che ti voglio dire è questo. No, perché io sono fatto così, mi dovete scusare. Cioè io dico, uno può vivere di fantasia finché vuole e ci sta. Che no, fantasia per una donna, però, magari trovarla grazie a quella fantasia. Sì, ma deve essere anche materiale, non è che io fantasticamente, io fantastico che ho una donna, però materialmente sono da solo. Ma poi dopo appare materialmente. Non, lì ci vorrebbe il genio della lampada per farla apparire materialmente. Comunque sicuramente io parto dal presupposto che se tu la cerchi non la troverai mai. Se ti capita te la trovi. Se è il tuo destino, te la trovi. È quello che dico, che non bisogna mai abbattersi. Però io in fantasia non fantastico per queste cose, perché non mi aspetto ormai alla mia età più niente. Diciamo, io dico, vabbè, se è destino la troverò. Magari sarà amore a prima vista, va benissimo. Però quello che vuoi dire è che io non i stadi della vita, a me piace un po' scherzare così. Sì, ma hai ragione. Tu, Mauri, hai detto i stadi della vita. Io per scherzare dicevo Milan, Inter, lo stadio del Milan, lo stadio dell'Inter. Ma no, ma io alla fine uno può essere, io dico, io parto da un presupposto, che uno può essere fatto così che vuole, ma sei destinato a un po'. Cioè non è che uno deve fantasticare, non ha bisogno di fantasticare, nella vita non ti devi aspettare niente da nessuno, però sicuramente se può capitare un viaggio, può capitare una situazione di lavoro. E comunque la si può incontrare lì, tante persone nel mondo del lavoro hanno trovato la loro moglie, la loro... E io l'ho trovata in compagnia, poi l'ho trovata in un'occasione in cui, vabbè, inusuale. C'è chi la trova tramite le chat line, fortunato. Seconda. Quindi, sì. Siamo accompagnati. E allora, su quello il discorso, quale può essere? Fabrizio, di la tua. Perché se uno, cioè, se la trova, deve trovare, cioè, come si può dire? Che se uno veramente trova l'amore, sarebbe la cosa più bella, bella che c'è. E io dico, aggiungo una cosa, non è che uno si deve, puoi dire una cosa che Gemini, che Jenny magari non ma c'è, no, uno si deve neanche accontentare nella vita, no. Non è che uno si deve accontentare della prima che incontra e dice, no. Perché sono da solo, no, deve piacere alla persona, deve essere un rapporto amore, cioè amore prima che vista. Tutti e due, amore prima vista, ci cioè, deve essere dell'intesa, perché se uno sta contento si troverà mai bene, sarà sempre un infelice, perché alla fine io mi sono trovato. Non è accontentarsi, quando c'è tanto amore non è accontentarsi. Deve esserci l'amore proprio, perché tanti si accontentano della persona che hanno vicino, magari non è la loro donna ideale, io conosco anche gente che vabbè, si è accontentata, però io penso che l'accontentarsi non bisogna mai accontentarsi, io credo che uno. Perché soprattutto a mio mi sono sentito dire molte volte anche nel me, ma che accontenti ormai sono 56 anni, ma chi si accontenta? Io non mi accontenterò mai di 56 anni. Perché io mi devo accontentare e fare una vita da persona non scontenta? Penso che uno debba trovare la persona giusta per lei, per lui, e giustamente andare avanti, non accontentarsi. Sì, ma non è che ci bisogna accontentarsi, perché c'è la donna ideale. Esatto. Poi deve essere la mia donna ideale, deve essere un po' amica, un po' mamma, un po' fidanzata. Mamma. No. No, mamma no, perché la mamma fa arti marziali, cintura di vabbè, karate. No, nel senso, non deve essere una persona un po' amica, un po' sorella, un po' mamma, un po' tante cose insieme. Mamma no. Vabbè, deve se non vogliamo essere mamma. Però neanche amica, perché l'amica non... La mia donna ideale deve essere anche una persona che quando io ho qualcosa da dire ti deve ascoltare e consigliare, credo. Perché se no non può far solo l'amante e l'amore, deve essere una persona che è completa. Giustamente, non così. Poi sei libero di metterlo o non metterlo, io dico, cioè, se non ti piace quelle cose che ho detto puoi anche censurare. Ah beh, qua uno che parcheggia le grandi.
diciamo che per essere un è arrivato il servizio segreto per essere un paese piccolo, ma che mamma giovane, vabbè, dai, per essere un paese piccolo è abbastanza frequentato e casinato. Per un paese piccolo sono arrivati dei servizi segreti. Spazio. Io non ho mai visto quel macchino. Quello lì è un qualcosa di veramente. Vi trovate tanta felicità nella vita. Tanta felicità. Sì, infatti mettete un like, iscrivetevi, ma la cosa più importante è trovare tanta felicità. Non che voglio essere un illusionista, come si potrebbe dire. Però ci vuole la felicità nella vita. Sì. Cari amici, quanto è bella Marina Laziale anche la sera. Bellissima. E poca batteria. Anche con poca batteria. Ecco, ecco. Ah, le belle luci. Marina Laziale, che dire della tua bella città, Fabrizio? Sì, è bellissima, Marino, è più grande di Rocca di Papa, però non c'è il panorama che c'è Rocca. Per vedere il panorama o tu vai a Rocca o vai qui a Terrazzone. Sì, sì, ma bellissimo. E qua anche i vicoli la sera, caratteristici. E qua la luna tra i palazzi. Mauri, che bello, eh? Wow, una scalinata. Ah, che bello, il bello della vita, cari amici, l'arte. Quando i bravi architetti fanno queste cose, non lo fanno solo in funzione a ciò che occorre. La scalinata è lì praticamente un arco che tiene la roccia, no? Perché qua è proprio una roccia sopra la valle. E quello è ciò che serve, ma anche la parte artistica. Perché? Perché la bellezza dà gioia alla vita. Che bello. Sì, anche questa è arte. Una scalinata che la sera diventa qualcosa di bello, eh? Sì, amici, bellissimo di sera questo posto. La sera fantastica. Sì. Bello, bellissima. E ci accingiamo ad andare al treno.